è il solito libro, il libro cioè che hai già letto, altre storie, no? Certo. È proprio una cosa bella, piacevole da leggere e diciamo che lo leggi senza fatica. Certo. Quindi questo secondo me è la cosa più giusta. Ma è quello anche che mi dà consapevolezza, perché mia nipote mi prende in giro e dice che io sono molto arrogante. No, non è che sono molto arrogante, però probabilmente ho preso anche un attimino consapevolezza di non essere un deficiente. Cioè, la dico tutta perché lo stesso editore, che è una casa editrice vecchia come il cuco, cioè gente seria, mi ha detto, guarda che non è che noi l'abbiamo pubblica, cioè questo è tutto frutto di un lavoro dalle locandine, tutto quanto dell'editore. A noi arrivano migliaia di manoscritti che magari noi cominciamo a esaminare il primo capitolo, abbiamo già capito che non va bene. E quindi addirittura questo libro era nato con delle fotografie di supporto fatte da un amico che è fotografo. L'editore mi ha detto, secondo te danno un valore aggiunto queste fotografie o lasciano il tempo che trovano? Cioè, quando tu parli del gabbiano, un cane che salta, tutto quanto, il fatto che tu metti una foto del gabbiano ti dà un valore al libro? La risposta me l'ha data lui, mi ha detto, la risposta è no. Quindi, cioè, non servono a niente, il libro esce così com'è. Ovviamente ho perso un amico fotografo.